Siamo alla conclusione, amici, nel Vangelo della Santa Messa di oggi, alla conclusione del racconto dell'incontro notturno di Nicodemo con Gesù, che occupa tutto il terzo capitolo del Vangelo di San Giovanni. Il capitolo precedente racconta il primo dei segni compiuti da Gesù, la trasformazione dell'acqua in vino nel banchetto di nozze a Cana di Galilea. Il vino nuovo, abbondantissimo, della festa di nozze tra Dio e l'umanità. E il capitolo successivo, il quarto, inizia con Gesù che lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, ed è quasi interamente dedicato all'incontro con la donna di Samaria, al pozzo di Sicar, verso mezzogiorno. Un'indicazione che, al pari delle ore notturne in cui avvenne l'incontro con Nicodemo, non ha soltanto un valore cronologico. Quella donna non godeva certo di buona fama e la scelta di andare ad attingere al pozzo a quell'ora insolita forse era per evitare frecciate e battute di chi andava là. La scelta del mezzogiorno ha dunque forti equivalenze in questo senso con la scelta notturna di Nicodemo, il quale però, contrariamente alla samaritana, è lui che prende l'iniziativa dell'incontro. Ed è un uomo rispettabilissimo e rispettato, ma all'uno e all'altra Gesù riserva la stessa disponibilità e svela il cuore delle questioni fondamentali della vita. Dammi da bere, dice alla donna. Tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana, risponde lei. Se tu conoscessi il dono di Dio, continua Gesù, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliel'avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. L'acqua che io darò diventerà sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. È la stessa proposta che Gesù fa a Nicodemo nel Vangelo di oggi. Chi viene dalla terra, dice, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura Dio dà lo Spirito. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio. Buona giornata, amici. Il Signore ci attende anche oggi ad un incontro in spirito e verità, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.